Questa sera sono qui per presentare la conferenza che è tenuta dalla nostra socia, che è qua al mio fianco. La conferenza si intitola Guardate il cielo e domandatevi. Soprattutto presento io la Raffaella, qui vicino a me, una socia, collaboratrice preziosa del Centro di Varere da vecchia data, soprattutto però grande amica, compagna di viaggi e di interessi. Raffaella è una personalità eclettica e variegata, con molteplici interessi che vanno dai viaggi al giardinaggio, all'attività di volontariato, però con grandi competenze artistiche nell'ambito della cinematografia, della letteratura e soprattutto del teatro. Infatti, la sua carriera di insegnante negli anni si è intersecata per lungo tempo con l'attività teatrale, in qualità non solo di attrice, ma pure di regista, coreografa, quindi a gestire completamente quello che andava a rappresentare. La conferenza di stasera è legata a un testo molto famoso, Il Piccolo Principe. Già anni fa ne avevamo parlato in questa sede di questo libro, però trattandosi di un testo così colmo di simbologie, è possibile trovare ogni volta nuovi spunti di riflessione nella sua lettura. Per questo l'intervento di Raffaella di questa sera sarà quindi una rilettura del testo, rileggendo il viaggio iniziatico che porta alla consapevolezza, dando un senso diverso agli incontri con i personaggi emblematici e cercando di decodificare i simboli che parlano al nostro inconscio. Buona serata a tutti, passo la parola a Raffaella. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto di essere qui, alle persone che sono in sala, che mi danno un supporto di energia e alle persone che vedo sullo schermo. E grazie a Claudio per la presentazione esagerata, perché adesso si aspettano delle cose che non avranno. Io sono molto contenta stasera di parlare del Piccolo Principe perché è uno degli amori della mia vita. E quindi ho scelto questo argomento perché farò una conferenza, una chiacchierata, chiamiamola, senza slide né PowerPoint, proprio perché ho voluto privilegiare il testo, l'ascolto del testo, il testo e quello che c'è dentro di esso. Due parole, proprio due parole, due sull'autore, perché ci aiuterà a capire meglio quello che poi andremo a vedere nel testo. Antoine de Saint-Exupéry nasce nel 1900, nasce da famiglia nobile, il padre è un conte, la madre è un'artista, una pittrice che lo coinvolgerà molto anche nell'esperienza artistica. Lui passa un'infanzia felicissima, questo lo dice nelle sue autobiografie, passa un'infanzia talmente felice che non riuscirà a staccarsene. Lui stesso dice: io non volevo crescere, a me è dispiaciuto diventare adulto perché era così bello rimanere bambino. Ciononostante, naturalmente diventerà adulto, farà una professione molto particolare, molto strana, farà l'aviatore, piloterà gli aerei. E in questo suo andare avanti e indietro per il mondo, approderà a Buenos Aires, dove incontrerà, quella che diventerà sua moglie, Consuelo, non mi ricordo cosa, un'artista anche lei. E il grande amore della sua vita. Perché vi dico questo? Perché questo rapporto così intenso, così passionale, così travagliato, così difficile tra assenze, relazioni extraconiugali, tradimenti, ritorni, lacrime, impregna le pagine del Piccolo Principe. Lui fa l'aviatore, nonostante venga riformato, non mi ricordo perché, per un problema fisico, non mi ricordo cosa, nonostante venga riformato, riesce comunque durante la Seconda Guerra Mondiale a pilotare gli aerei per la Francia. Durante uno di questi viaggi ha un guasto aereo, cade nel deserto, vi dico questo anche perché il deserto è un altro grande tema del Piccolo Principe. E
pilotando il suo aereo nel 43, facendo delle missioni. Il 43 è l'anno in cui lui scrive Il piccolo principe e dà le stampe Il piccolo principe. Un mese dopo aver dato le stampe il libro, nel 43 appunto, in piena guerra, quindi pilotando l'aereo in una missione nel Mediterraneo, cade, viene abbattuto, non si sa. Il mistero sulla scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry va avanti per molti anni, perché non si sa, in effetti pare che un pilota tedesco abbia detto sì, della RAF, sì, l'ho battuto io, era lui, mi dispiace di aver battuto un personaggio così, però non è mai stata appurata la verità di questa cosa, finché invece nel 2004, vicino a Marsiglia, nel Mediterraneo, nelle acque vicino a Marsiglia, viene ritrovato un aereo che era quasi sicuramente quello di Antoine, e viene trovata la piastrina di riconoscimento, quella che hanno i militari, e quindi senza ombra di dubbio questo ritrovamento ci dice che Antoine de Saint-Exupéry è finito nel mar Mediterraneo e quindi è sicuramente morto. Il piccolo principe è il libro più tradotto dopo i libri religiosi, dopo la Bibbia, il Corano, eccetera eccetera. Il libro è stato il libro più tradotto del mondo, ma questo libro qui è un libro che non lascia indifferenti, è un libro che o si ama o si odia. Io di questo libro, vabbè, l'ho utilizzato tanto anche nella mia professione, Claudio prima diceva che appunto ho fatto attività teatrali, e io l'ho utilizzato tanto questo libro, lo leggevo, lo recitavo, facevo varie cose, e devo dire che la maggior parte delle persone l'ha amato, a qualcuno ha dato fastidio. Sono insofferenti davanti a questo testo perché è incomprensibile, perché è poco chiaro, perché butta là tante cose senza approfondire niente. Queste le motivazioni. Io mi sono data una spiegazione mia. Il piccolo principe è pieno di simboli, infatti stasera la lettura che tenterò di farne io è una lettura di decodificazione dei simboli. E questi simboli, i simboli, l'abbiamo detto tante volte qui in questa sede, che è una sede fondamentalmente che si occupa di psicologia, i simboli parlano all'inconscio e non sempre l'inconscio ha voglia di farsi parlare. Quindi questi simboli possono disturbare, pur non decodificati, però arrivano a colpire qualcosa dentro di noi, qualcosa che disturba e che dà fastidio, oppure invece qualcosa che ci apre nuove finestre e ci fa amare il libro. Cosa posso dire? Che il potere del libro è talmente forte, quindi, che questo libro può piacere a seconda di come risuonano i simboli, però è difficile che lasci indifferenti. C'è una citazione che a me piace tanto, che purtroppo non so chi abbia scritto perché non sono riuscita a risalire all'autore, so che è uno scrittore contemporaneo, che dice: nessuno scrittore ha scritto il libro che il lettore legge e nessun lettore legge il libro che lo scrittore ha scritto. No? Quindi le interpretazioni di quello che leggiamo e di quello che qualcuno ha scritto per noi sono differenti. Nel piccolo principe un grande potere le hanno anche le immagini, infatti il libro è pieno di disegni, De Saint-Exupéry disegnava tantissimo, era un abile, che naturalmente qui non ne viene neanche uno, era un abile disegnatore, quindi il libro è pieno zeppo di disegni. Come se le parole non bastassero, bisogna spiegare ancora di più, quindi disegniamo, spieghiamo meglio, un po' come quando noi usiamo il PowerPoint per fare... È un legno che fa fiamma, diciamo. Potete chiudere i microfoni, per favore, scusate. È come quando noi usiamo il PowerPoint per rafforzare le nostre conferenze, quindi per dar maggior forza a quello che diciamo. Lui usa i disegni proprio per intensificare il suo messaggio e anche perché più volte lui esplicita la difficoltà a farsi capire. Ci sono tante frasi nel libro, ma tanto i grandi queste cose non le capiscono, ai grandi bisogna spiegare tutto, sono solo i bambini che riescono a capire, eccetera, eccetera. Quindi Antoine sente in sé questa difficoltà nel farsi comprendere e si aiuta con tutto quello che può, disegni compresi. Tra l'altro i disegni sono molto belli. Quindi considereremo anche alcuni disegni. Che per l'appunto ho già bene che penso. Eccoli qua. Allora, all'inizio di questa avventura, ve lo racconto proprio dall'inizio, io salterò alcune parti, però in linea generale vorrei fare un racconto completo.
Come inizia il libro? Il libro inizia più o meno così. Quando avevo 5 anni, vidi un magnifico disegno. Il disegno rappresentava un boa nell'atto di inghiottire un elefante. Rimasi molto colpito da questo disegno e delle mirabolanti avventure in mezzo alla giungla, finché tentai a mia volta di disegnare un boa che inghiotte un elefante. Il mio primo disegno era così. Lo mostrai alle persone grandi e chiesi loro cosa significasse. Le persone grandi mi risposero: è un cappello, ma il mio non era il disegno di un cappello, il mio era il disegno di un boa che inghiotte un elefante. Affinché fosse più chiaro, feci un secondo disegno. Questa volta disegnai anche l'elefante e il boa che lo inghiottiva. A questo punto le persone grandi scossero la testa e mi dissero di dedicarmi a qualcos'altro, ma studia l'astronomia, la geografia, la matematica piuttosto. E fu così che la mia gloriosa carriera di pittore venne interrotta all'età di 6 anni e mi dedicai ad altro. Diventai aviatore e per la verità questo mestiere mi divenne molto utile nella mia vita. Mi fermo qui. A me il ricordo, il disegno del boa che inghiotte l'elefante, il primo disegno, se si se ne passa un chapeau, ha ricordato, mi ha richiamato subito alla mente un altro disegno. Un disegno fatto qualche decennio prima da un pittore altrettanto famoso, Magritte. Se sì, se ne passa in pip. Com'è? Se sì, questo non è una pipa. È una pipa questo? È una pipa? Mi confermate che è una pipa? Amici a casa, vedete che è una pipa? Sì. No, questa non è una pipa, perché questo è il disegno di una pipa. La pipa è la realtà, quello che voi vedete è la rappresentazione della realtà. Cosa ci dice Magritte? Quindi, io non so se Antoine de Saint-Exupéry avesse visto il disegno di Magritte, non ne ho idea, però dicono la stessa cosa, che la realtà c'è, è oggettiva, è tangibile, ma la rappresentazione della realtà è illusoria ed è soprattutto soggettiva, quindi attenti a non farsi travisare, attenti perché il cappello non rappresenta la realtà, rappresenta l'immagine che lui ha della realtà e quindi l'interpretazione della realtà è estremamente frammentaria e difficile. E soprattutto non è fedele. Ma riprendiamo un attimo questi simboli. Il boa è un serpente enorme. Cos'è il boa? È un inconscio divorante, è qualcosa di estremamente pericoloso che inghiotte, che divora, che il boa è costrictor, il boa è stritola le sue prede e poi le inghiotte, anzi nel libro dice il boa inghiotte le sue prede tutte intere senza masticarle, quindi rafforza ancora questa pericolosità e questo orrore di questo animale che stritola, è un inconscio stritolatore, divorante. Quindi molto meglio renderlo inoffensivo contenendolo. Ci mettiamo un bel cappello, sarebbe l'elefante, ma in realtà lo disegna un cappello. Ci mettiamo un contenitore che contenga, che comprima, che controlli questo boa così pericoloso, questo inconscio così ingombrante, così pauroso. Lo rendiamo inoffensivo. Antoine poi prosegue nel libro dicendo che ho provato tante volte a far vedere questo disegno alle persone grandi che incontravo, anche quando diventai grande anch'io, facevo sempre vedere il disegno quando incontravo qualcuno che mi sembrava particolarmente intelligente o illuminato. Gli mostravo il disegno, ma mai mi capivano. Mi rispondevano sempre, ma è un cappello. Così capirete che vissi da solo senza avere mai nessun amico con cui parlare. Vi leggo un pezzettino. Eccolo qua, che dice: ho incontrato molte persone importanti nella mia vita, ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi, li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino, ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata.
Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva, ma chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva: è un cappello. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, stelle, mi abbassavo al suo livello. Parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui, tutto soddisfatto, era contento di aver incontrato un uomo tanto sensibile. Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno con cui poter parlare. Vi chiedo di ricordarvi questa frase: ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno con cui poter parlare, perché la riprenderemo alla fine. Antoine, l'aviatore ovviamente è il simbolo di Antoine, no? È il, non mi viene la parola, come si chiama quello? L'avatar di Antoine. Che cos'è? È un pure eternum, è un bambino che è diventato adulto, senza però, è a metà tra il bambino e l'adulto. È un bambino che è diventato adulto, ma è un adulto che non è un adulto, non è, è rimasto bambino. Il problema non è non ricordarsi di essere stati bambini e non conservare quella parte bambina che tutti abbiamo e che dobbiamo preservare, proteggere e far crescere e tenere con noi. Il problema è come diventare adulti senza perdere i valori dei bambini, però diventare adulti. La von Franz, che è una psicanalista che ha analizzato a lungo il libro di Antoine de Saint-Exupéry, dice: non voler rinunciare al mondo dell'infanzia è legittimo. Il problema è diventare adulti senza perderlo, ed è quello che Antoine e il nostro aviatore non riescono a fare. L'aviatore cos'è? L'aviatore è un bambino incompreso dagli adulti, ma diventa un adulto senza essere compreso dagli adulti, quindi capite che dramma. Resta un bambino. A me è venuta in mente questa citazione di San Paolo, della prima lettera ai Corinzi, che dice: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Da quando sono diventato uomo, ho smesso le cose dei bambini. Ecco, Antoine non smette le cose dei bambini, neanche quando diventa uomo. Quindi diventa aviatore. Quando chiedono al protagonista di smettere di disegnare, lui dice: scelsi un'altra professione, imparai a pilotare gli aeroplani. Ecco, a me viene in mente la frase che tutti diciamo ai bambini: ma cosa vuoi fare da grande? E loro rispondono: l'aviatore, l'archeologo, il medico, l'infermiere, il parrucchiere. È un po' quello che ci dice Antoine, no? Non potevo disegnare, disegnavo dei boa che nessuno capiva perché mi dicevano è un cappello, allora ho fatto l'aviatore. A me sembra una cosa un po' da bambini, cioè da un disegno infantile che non so fare, mi progetto aviatore e divento aviatore. Cade nel deserto, ritorniamo al libro, scusate, l'aviatore dice: vissi da solo, quindi senza essere capito dalle persone adulte, fino a 6 anni fa, quando per un incidente del mio aereo caddi nel deserto del Sahara. Vi ricordo, ve l'ho detto prima, che Antoine de Saint-Exupéry cade nel deserto durante una missione e fu un'esperienza terribile. Lui la racconta proprio come un'esperienza tragica, difficoltosa. Del resto, possiamo immaginarci cosa significa cadere nel deserto. Il deserto, anche qua, un simbolo. Cos'è il deserto? Il deserto è il nulla, non c'è vita, non c'è acqua, non c'è un orizzonte, non c'è una strada. È il nulla più completo, è il luogo dove le energie si paralizzano, è il luogo della crisi. E infatti, da questa crisi, da questa caduta nel deserto, questa crisi, smuoverà il percorso che l'aviatore farà. Incontra il piccolo principe, eccolo qua. Incontra il piccolo principe, vi faccio vedere come viene disegnato il piccolo principe. Vi viene in mente qualcuno? Pubblico zitto. Nessuno? Napoleone. Brava, chi l'ha detto? Bravissima, Napoleone. È un'iconografia molto
molto forte, no? Ha un mantello, ha uno spadino che non gli servirà assolutamente a niente, perché mai userà lo spadino il piccolo principe. Ha queste due stellette, mostrine, ha questo portamento fiero, da condottiero, da guerriero. Sembra proprio un'ecografia di Napoleone. C'è anche da ricordare che, questo non l'ho detto prima, ma ve lo dico adesso, che Antoine de Saint-Exupéry perse un fratello che morì a 14 anni, e questa cosa fu molto devastante per lui. Quindi probabilmente in questo disegno del piccolo principe c'è anche tanto ricordo e tanto desiderio di rappresentare questo fratello. In ogni caso, il piccolo principe ci viene mostrato come un eroe. Benissimo, questi due si incontrano. Come avviene questo incontro? L'aviatore naturalmente si stupisce di incontrare nel deserto questo esserino piccolo, giovane, un bambino, evidentemente, dice: cosa ci fai tu qui nel deserto? Cosa gli risponde il piccolo principe? E gli risponde: mi disegni per favore una pecora? Ma come una pecora? Una pecora qui nel deserto, cosa te ne fai? Disegnami una pecora per favore. Ma una pecora? Ma io non capisco. Mi disegni per favore una pecora. Allora Antoine disegnerà tre pecore. Una che: ma non vedi che questa pecora è malaticcia, non si regge sulle zampe? La seconda: ma questa non è una pecora, questa è un ariete, ha le corna. E la terza: oh, ma questa pecora è vecchia, no, non vivrà a lungo, io voglio una pecora giovane e sana. Finché il povero Antoine, disperato dal non poter accontentare il suo piccolo amico, disegna questa. E gli dice: la pecora che tu volevi è proprio qui dentro, questa è la cassetta che contiene la pecora. E il piccolo principe dice: è proprio quello che volevo, guarda, la pecora si è addormentata. Abbiamo ancora una volta un contenitore che contiene un contenuto. Cosa significa? Tentativo di arginare un conflitto? Quindi ancora una volta di racchiudere qualcosa dentro qualcos'altro? Una via di fuga? Perché in qualche modo questa pecora va rappresentata, quindi rappresento qualcos'altro che mi rimanda alla pecora. Se si vede però solo il contenitore e non il contenuto, il problema è risolto. Io comunque la pecora te l'ho disegnata, è dentro, non la vedi, ma comunque c'è, te l'ho disegnata. È uno spostamento e ancora una volta a me richiama un'immagine, mi richiama l'immagine dei bambini, lo fanno anche gli animali, ma i bambini sono più divertenti, che si nascondono dietro le tende coi piedini fuori, no? E loro sono convinti di non essere visti, hanno spostato anche loro in qualche modo il contenuto. Quindi la cassetta della pecora, come il boa che contiene l'elefante o il cappello che contiene l'elefante, è un contenitore che nasconde l'essenziale. Ecco, mi tocca dire la frase che è stata super abusata: l'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che col cuore. Allora, questa frase è stata messa sui cioccolatini, sulle magliette, sulle tazze, forse sulle assi del gabinetto, no, ma poco ci manca. È una delle frasi veramente più abusate, secondo me. Quando le cose vengono troppo citate, troppo ripetute, perdono di significato. In questo caso però gli occhi servono per vedere la cassetta, ma è il cuore che vede dentro nella cassetta, è il cuore che vede la pecora. Il cuore può vedere il grande e pericoloso elefante che si nasconde nel boa o una mite pecora, però la mite pecora, lo vedremo più avanti, può essere molto pericolosa anche lei, perché le pecore in genere mangiano i fiori e questa pecora, nella fattispecie, potrà mangiare un fiore a cui il piccolo principe è molto affezionato, ma lo vediamo più avanti. Mi fermo un istante dal racconto. Voglio citare i simboli che io ho trovato nel piccolo principe, di alcuni ne parleremo, alcuni magari li sorvoliamo. Allora, simboli di animali: il boa, l'elefante, la pecora, la tigre, la volpe e il serpente. Simboli vegetali: i semi, la rosa, il baobab. Semi della natura: i vulcani, l'acqua, il deserto, le stelle, i tramonti, e probabilmente me ne sono dimenticata alcuni. È pieno zeppo di simboli, lo dicevamo all'inizio. E ogni simbolo ovviamente rappresenta qualcosa e va decodificato nel contesto in cui viene raccontato. Il piccolo principe è anche il libro dei dualismi. Uno l'abbiamo già visto: piccolo, grande, adulto, bambino.
Vedremo poi amore e distacco, partenza e nostalgia, nascosto e palese, l'abbiamo visto adesso, contenitore e contenuto, pericoloso e mite. Questi sono alcuni dei dualismi, ma è un continuo mettere a confronto due aspetti opposti tra di loro. Il piccolo principe non risponde mai alle domande. L'aviatore gli chiede: ma da dove vieni, ma cosa fai qui, ma cosa cerchi, eccetera, eccetera. Ma lui non risponde mai. Lui devia, fa un'altra domanda oppure esprime un altro pensiero che non ha niente a che vedere con la domanda che gli viene posta. Cosa vi ricorda? A me ricorda tantissimo un analista, uno psicologo, uno che non risponde alle domande che gli facciamo, ma ci aiuta, ci invita a trovare da solo, da soli, le risposte a quello che noi chiediamo. Il piccolo principe, che mi faceva una domanda dopo l'altra, pareva non sentisse mai le mie. Sono state le parole dette per caso che poco a poco mi hanno rivelato tutto. L'aviatore deve mettere insieme i pezzettini di questo strano essere, della sua vita, di quello che gli è successo, del suo essere lì in quel momento, piano piano le cose che emergono man mano che la storia si dipana. Mi ricorda anche il metodo di Socrate e della maieutica, il cavar fuori poco a poco le cose per aiutare la persona a comprendere e a dare un senso all'esperienza della sua vita. Comunque, il piccolo principe viene dall'asteroide B612. Leggo un pezzo un pochino lungo. Se vi ho raccontato tanti particolari sull'asteroide B612 e vi ho rivelato il suo numero, è proprio perché i grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa collezione di farfalle? Ma vi domandano che età ha, quanti fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre. Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi: ho visto una bella casa in mattoni rosa con dei gerani alle finestre e dei colombi sul tetto, loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire: ho visto una casa di 100.000 lire, e allora esclamano: oh, com'è bella! Così, se voi gli dite: la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora, è la prova che esiste. Beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se invece voi gli dite: il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612, allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti con i grandi. Ecco, questo è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto prima, dell'incomprensione degli adulti, del fatto che solo i bambini capiscono tutto. Questo è quello che pensa Antoine de Saint-Exupéry. Cosa c'è sul pianeta del piccolo principe? Il piccolo principe ogni giorno racconta qualcosa del suo pianeta, dà qualche dettaglio in più. Ci sono innanzitutto tre vulcani. Un vulcano, simbolo dell'esplosione, no? Dell'incontrollabilità. Il vulcano non ci avvisa prima quando esplode, esplode, punto e basta. Quindi è una cosa molto pericolosa, è una cosa fuori controllo. Noi diciamo alle persone quando: ma sei un vulcano, quando hanno troppa energia. È il simbolo proprio di un'energia incontrollata. I vulcani del piccolo principe sono tre, due sono attivi ma uno è spento, ancora una volta dualismo. E poi c'è un problema, innanzitutto volevo far vedere questo disegno. Il piccolo principe dice che il suo pianeta, spero che si veda, il suo pianeta è talmente piccolo che un elefante, che quattro elefanti forse ci starebbero, ma per averne di più bisognerebbe metterli uno sopra l'altro. È una cosa stranissima questa, no? Riprende l'elefante dell'inizio, si vede che è proprio una cosa, questo ingombro dell'elefante, questa cosa così ossessiva di questo animale grande, non pericoloso, ma sicuramente pesante, ingombrante. È una cosa che evidentemente lo colpisce, lo infastidisce. E questo disegno, ne vedremo poi uno dopo, sembra un mandala. Vedete che è costruito come un mandala.
col cerchio in mezzo, i simboli, le tre stelle addirittura ai lati. Quindi abbiamo detto sul il pianeta è piccolo principe, è piccolo, non ci stanno gli elefanti, ci sono tre vulcani, e però c'è un problema molto grosso, il problema dei baobab. Anche qua, il baobab sappiamo che non è un fuscello, non è un arbusto, non è un acero giapponese elegante e leggero. Il baobab è un albero enorme, gigantesco, forse non so se è l'albero più grande del mondo, adesso non vorrei dire, però è sicuramente uno degli alberi più grandi del mondo, è un albero molto bello tra l'altro. Anche questo sembra un mandala, vedete? Anzi, l'ho messo a rovescio perché c'era il piccolo principe in alto, ecco così, avete visto. Piccolo principe, tutto piccolino, in mezzo a tutti questi simboli, a tutti questi animali enormi, gli elefanti prima e babbo pro babba adesso. I baobab sono un problema enorme sul pianeta del piccolo principe. Perché? Perché le loro radici sono invasive, quindi scavano nella terra, bucano e possono addirittura trapassare il pianeta. Quindi i baobab, se si lascia sviluppare un baobab sul pianeta del piccolo principe, questo baobab porterà alla distruzione, allo scoppio del pianeta. Quindi i baobab vanno estirpati. Infatti sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili, dormono nel segreto della terra fino che all'uno all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira e sospinge da principio timidamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi del baobab. Il suolo ne era infettato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene, ingombra tutto il pianeta, lo trapassa con le sue radici, e se il pianeta è troppo piccolo, i baobab troppo numerosi, pam, lo fanno scoppiare. È una questione di disciplina, mi diceva più tardi il piccolo principe. Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta, bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto faticoso, ma facile. Tante volte qui abbiamo parlato di semi e di parole seme. Per la psicosintesi ci sono delle parole che sono molto belle e molto importanti, non c'è più l'elenco, comunque amore, compassione, empatia, gentilezza, che sono delle parole che suscitano e fanno nascere, fanno progredire, proliferare sentimenti positivi. Però i semi, come dice il piccolo principe, possono essere anche semi cattivi che invadono, germogliano, trapassano. Sono pensieri brutti, negativi, che ci trapassano il cervello. Ed è una questione di disciplina, dice il piccolo principe, estirpare questi semi. Quindi anche noi dovremmo essere un pochino più disciplinati con i nostri pensieri. Arriviamo alla rosa. La rosa rappresenta il grande amore del piccolo principe, cioè... Vi ho parlato prima del suo rapporto conflittuale, più che conflittuale, burrascoso con Consuelo, la sua bellissima moglie. Lei pretendeva tanto, lui forse dava poco, e comunque i due non trovavano mai un terreno, nonostante si amassero, non trovavano mai un terreno di accordo. Vi leggo il pezzettino che riguarda la rosa. Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto, non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e svanivano la sera. Ma questo era spuntato un giorno da un seme venuto chissà da dove. Il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello, che non assomigliava a nessun altro ramoscello.
Poteva essere una nuova specie di baobab, ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Anche qui la cura del piccolo principe inizia prima ancora di conoscere la rosa, inizia da quando riconosce il ramoscello. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa, ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente e aggiustava i suoi petali uno ad uno. Non voleva uscire sgualcito come un papavero, non voleva apparire che nel pieno splendore della sua bellezza. C'era una gran civetteria in tutto questo e c'era una gran civetteria anche nella moglie Consuelo. La sua misteriosa toeletta era durata giorni e giorni e poi ecco che un mattino, proprio all'ora del levare del sole, si era mostrato e lui, che aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando: «Mi sveglio ora, chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato». Il piccolo principe non poté frenare la sua ammirazione. «Come sei bello!» «Vero», rispose dolcemente il fiore, «e sono nato insieme al sole». Il piccolo principe indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente. «Credo che sia l'ora del caffè. Vorresti pensare a me?» E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare in una fiatoia di acqua fresca e servì al sole la sua colazione. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un po' combrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, gli aveva detto: «Possono venire le tigri con i loro artigli? Non ci sono tigri sul mio pianeta. E poi le tigri non mangiano l'erba». «Io non sono un'erba. Scusami, non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento?» «Orrore delle correnti d'aria è un po' grave per una pianta. È molto complicato questo fiore. Alla sera mi metterai al riparo sotto una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te. Non è una sistemazione che mi soddisfi da dove vengo io». «E questo paravento? Andavo a cercarlo, ma tu mi parlavi». «Avrei dovuto ascoltarlo», mi confidò un giorno il piccolo principe. «Non bisogna mai ascoltare i fiori, basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, non sapevo rallegrarmene. Questa storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi. Non ho saputo capire niente allora, avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava, non avrei mai dovuto venirmene via, avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperlo amare». Ecco, qui era chiusa tutta la storia d'amore del piccolo principe. Questa moglie che lui ama, ma che però gli fa tante richieste, probabilmente anche richieste legittime, richieste di una donna adulta che ha davanti un uomo, un marito adulto, ma che lui non sa soddisfare, per cui lui scappa in continuazione. È proprio autobiografico questo pezzo. E cosa ci racconta? Ci racconta l'incapacità di una relazione adulta, l'incapacità di un amore adulto, l'incapacità di resistere ai capricci della rosa, di Consuelo, di resistere alla sua bellezza. È la descrizione di un amore infelice, di un amore incapace, di un amore ancora immaturo. Vi rileggo le frasi velocemente che dice il piccolo principe: «Come sei bella, è molto complicato questo fiore, i fiori bisogna guardarli e respirarli». E poi soprattutto la frase emblematica: «Ero troppo giovane per saperla amare». Chiedo di ricordarvi questa frase perché quando incontrerà la volpe ci sarà un salto di qualità. Quindi cosa fa il piccolo principe? Scappa dal suo pianeta perché non ne può più di questa rosa, quindi approfitta di un volo di uccelli migratori per venirsene via. Prima di arrivare sulla Terra, quindi nel deserto dove incontrerà l'aviatore, il suo viaggio attraversa sette pianeti. Andrò molto veloce sugli incontri dei pianeti. Intanto sette è un numero altamente simbolico, l'abbiamo sempre detto, ne abbiamo sempre parlato, è inutile che adesso vi ripeta i simboli del numero sette. Ci presenta però su questi sette pianeti sette modelli di vita. Ricordo, soprattutto per chi conosce la psicosintesi, che sette sono le tipologie che la psicosintesi prende come modelli umani. Il viaggio che il piccolo principe fa su questi sette pianeti è un viaggio nonsense, dove è tutto assurdo e nessun personaggio ha un senso compiuto. Nel primo pianeta incontra un re. Il re
Il re non era solamente un monarca assoluto, era un monarca universale. E le stelle vi obbediscono? Certamente, gli disse il re, mi obbediscono immediatamente, non tollero l'indisciplina. Quale potere meravigliò il piccolo principe. Se l'avesse avuto lui, avrebbe potuto assistere a tutti i tramonti nella stessa giornata, senza doversi mai spostare. E sentendosi un po' triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato, si azzardò a sollecitare la grazia di me. Fatemi tanto vedere il tramonto, fatemi questo piacere, ordinate al sole di tramontare. Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino, e il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi avrebbe torto, lui o io? L'avreste voi, disse con fermezza il piccolo principe. Esatto, bisogna esigere da qualcuno quello che ciascuno deve fare. L'autorità riposa prima di tutto sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho diritto di esigere un'obbedienza perché i miei ordini sono ragionevoli. È bellissima questa parte, no? Bisogna esigere quello che non solo quello che ciascuno può dare, ma anche quello che ha senso che ciascuno dia. Però all'interno di tutto questo, questo re che dice delle cose bellissime, che è un monarca assoluto, che però è un monarca comprensivo, in realtà non governa su niente, perché c'è solo lui su quel pianeta, non c'è nessun altro. Tant'è vero che supplica il piccolo principe, dice vabbè, ma allora me ne vado. No, no, non andartene, resta qui. Vabbè, ma cosa resto qui a fare? Ti nomino ministro della giustizia. Ma non c'è nessuno da giudicare su questo pianeta. No, guarda, da qualche parte qui vicino c'è un topo, lo sento tutte le notti. E allora tu giudicherai il topo, lo condannerai a morte ogni notte, ma poi lo grazierai per economizzare, perché ne abbiamo uno soltanto. Quindi è molto divertente ed è molto anche ricco di spunti di riflessione, no? Perché il piccolo principe gli risponde no, no, ma a me non piace giudicare nessuno, e poi soprattutto di condannare a morte qualcuno, e poi giudicare se stessi è molto meglio che giudicare gli altri. Le frasi ci sono tutte le frasi che ci colpiscono e che sono... sono delle frasi sicuramente che indicano un percorso evolutivo, ma sono costruite in un contesto di nonsense, perché questo re non, in realtà non governa su niente, non regna su niente e non ha nessun potere. Così il piccolo principe se ne va dopo che il re, sconfitto dal fatto che lui vuole andarsene e non restar lì, gli dice ti ordino di andartene, così il mio ordine sarà eseguibile. Il piccolo principe se ne va sul secondo pianeta, e lì incontra un vanitoso che gli dice battimi le mani, non volentieri, ma perché? Perché se mi batti le mani significa che io sono il più bello, il più intelligente, il più simpatico, il più tutto di questo pianeta, ma ci sei solo tu su questo pianeta, non importa, battimi le mani lo stesso. E tutte e due cadono in questo loop dove uno batte le mani e l'altro dice grazie, grazie. Grazie, grazie, senza uscirne, finché il piccolo principe dice vabbè, anche questo qui è fuori di testa e me ne vado. Terzo pianeta, l'ubriacone. L'ubriacone arriva barcollando, bevendo. Perché bevi? Bevo perché mi vergogno. Ti vergogni di cosa? Mi vergogno di bere. Anche questo è un nonsense. Lui continua a bere perché si vergogna di essere un ubriacone, ma non esce, non riesce a uscire. Anche questo è un loop dal suo schema. Altro pianeta, l'uomo d'affari. L'uomo d'affari è un uomo molto rabattato, ingiaccato, molto importante, che possiede le stelle. E il piccolo principe è affascinato, meraviglioso, le stelle. Ma perché dici che sono tue? Sono mie, perché nessuno ci ha pensato per prima. Quindi se nessuno ci ha pensato per prima, sono mie. Ah, va bene, ma e cosa te ne fai di vedere le stelle? Le stelle dovrebbero essere tutte. No, le stelle sono mie perché ci ho pensato per prima, e le stelle mi servono per essere più ricco. Io le prendo, le conto il loro numero, poi metto questo numero in una cassetta di sicurezza in banca. E cosa ti serve questo? Mi serve ad essere ricco, va bene, ma cosa ti serve essere ricco? Mi serve a comprare altre stelle se qualcuno le scopre. E anche qua il piccolo principe, delusissimo, se ne va. Se ne va e capita sul pianeta del lampionaio. Questo sembrerebbe l'unico sensato, perché c'è questo lampionaio commovente che è stanchissimo, perché deve accendere e spegnere il lampione. Lo accende di notte e lo spegne di giorno. Accendi e spegni, accendi e spegni. E vorrebbe tanto riposarsi, è stanchissimo, perché il suo pianeta gira vorticosamente
E quindi giorno e notte durano 1 minuto, quindi lui ogni minuto accende e spegne, accende e spegne, accende e spegne, non si riposa mai. E il piccolo principe chiede: ma come mai? Perché una volta era diverso, una volta il mio pianeta girava un tempo più lento, quindi avevo il tempo di accendere il mio lume, andare a riposarmi, il mattino spegnere il lume, fare altre cose, eccetera. Purtroppo la velocità è cambiata, ma la consegna non è cambiata. Anche qui l'assurdità di un lavoro fine a cosa, fine a se stesso, fine che non porta a niente, perché se cambiano le istruzioni anche la consegna dovrebbe essere cambiata. E alla fine, sull'ultimo pianeta, sul settimo pianeta, incontro un geografo che sta prendendo nota di tutto quanto, no? Quindi quando sa che il piccolo principe viene da un altro pianeta, gli fa 3.000 domande: ah, bene, bene, cosa ci sono? I vulcani, sì, i vulcani, e poi c'è questo, c'è quello, e poi il piccolo principe dice: e poi c'è un fiore, credo che mi abbia domesticato. E il geografo dice: no, 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 noi non annotiamo i fiori perché sono effimeri. E qui il piccolo principe scopre una parola che lo fa inorridire, lo fa addolorare. Cosa significa effimero? Effimero significa destinato a non durare, che scompare nel tempo. E il piccolo principe dice: il mio fiore è effimero, il mio fiore non dura per sempre, il mio fiore è destinato a scomparire, io l'ho abbandonato, l'ho lasciato là solo. No, 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 devo tornare dal mio fiore. Quindi per la prima volta scopre l'importanza del tempo, che tutto non è per sempre, che quel momento lì del suo fiore è effimero perché non durerà per sempre. Lui si lascia sfuggire quel momento dell'amore, quel momento lì non torna più. Però deve completare il suo viaggio, quindi finalmente arriva sulla Terra. Sulla Terra vado un po' veloce perché ci tengo a parlarvi di tutto il libro, quindi vado veloce in questa parte perché voglio fermarmi un po' di più verso la fine. Incontro un serpente che non è il boa, è un serpente che si offre, il serpente capisce la fragilità del piccolo principe e si offre ad aiutarlo, lo aiuterà con il suo potente veleno. Il piccolo principe gli dice... Il piccolo principe dice al serpente: si è un po' soli nel deserto, ma si è soli anche in mezzo agli uomini. Io ti posso aiutare, tu sei troppo fragile e vieni da un posto lontano. Quando desidererai ritornare sul tuo pianeta, io ti aiuterò. Ma perché parli sempre per enigmi? Perché li risolvo tutti, dice il serpente. Il serpente ovviamente simboleggia la morte, simboleggia il passaggio che deve fare il piccolo principe per tornare sul suo pianeta, e anche la tentazione, il fascino, no, della morte, e però è anche l'aiuto per passare ad altro, per passare da uno stato a un altro. Quando il piccolo principe infatti chiederà aiuto al serpente, è perché capisce che il suo viaggio è finalmente terminato, ha capito tutto quello che c'era da capire e ha imparato tutto quello che c'era da imparare. Quindi potrà chiedere aiuto al serpente e ritornare, ma lo farà fra un po'. Finalmente incontra la volpe è il pezzo più conosciuto, credo, di questo libro. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi, ma non vide nessuno. Sono qui, chi sei? Sei molto carino. Sono una volpe. Vieni a giocare con me, sono così triste. No, non posso giocare con te, non sono domesticata. Ah, scusa, ma cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu. Cosa cerchi? Cerco gli uomini. Cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Certo, fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e io non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo i campi di grano. Io mangio il pane. Il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste.
Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Per favore, addomesticami. Volentieri, ma non ho molto tempo. Ho da scoprire degli amici, conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. E cosa devo fare? Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una prima di... Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, disse la volpe, piangerò. Ma la colpa è tua, io non volevo farti del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, ma piangerai. Certo, ma allora cosa ci guadagni? Ci guadagno il colore del grano. Prima che tu parta, ti regalerò un segreto. Ecco il mio segreto, è molto semplice. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Io sono responsabile, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. Anche questo è un pezzo bellissimo, è il pezzo che dà il valore al sentimento. Finalmente il piccolo principe capisce qui il valore del sentimento, capisce la responsabilità dell'amore. Io ti ho domesticato e sono responsabile del fatto di averti domesticato. Io ti ho amato, ti ho fatto innamorare di me, sono responsabile di questo innamoramento. È quello che dà valore al presente. Sì, chiedo per favore ancora una volta di spegnere i microfoni perché sono un po' fastidiosi. C'è qualcuno che ha un microfono acceso, grazie. Se controllate, forse Luisa, per favore. La responsabilità, appunto, stavamo dicendo, e il piccolo principe ripete queste cose. Io sono responsabile per sempre. Per interiorizzare questa cosa, capito? La ripete perché se la porta dentro. Ancora il dualismo, la rosa, quindi l'irresponsabilità, l'incapacità, la relazione malata, la volpe, cresciuto, ha capito, sa cos'è l'amore. Dopo l'incontro con la volpe, il piccolo principe capisce che può tornare dalla rosa, dalla sua rosa, perché il sentimento bambino è diventato finalmente adulto. Adesso sì che può tornare. Può tornare, quindi vado veloce. Va dal serpente, chiede di essere aiutato e il serpente lo aiuterà, lo morderà, il piccolo principe cadrà sulla sabbia. Prima di tutto questo c'è una lunga parte con l'aviatore, l'aviatore non vuole lasciarlo andare, si è creato un legame molto forte col piccolo principe. Allora, il piccolo principe in realtà ha molta facilità a recidere i rapporti, no? Vi ricordate la rosa? Vabbè, me ne vado perché mi hai rotto le scatole. La volpe, finito il mio, me ne vado. L'aviatore, ciao ciao, aviatore, tu hai aggiustato il tuo aereo, io devo tornare. Il piccolo principe recide i rapporti con facilità, l'aviatore no. L'aviatore non vuole lasciarlo andare, l'aviatore lo vorrebbe tenere lì, non vuole recidere il rapporto, però non può, deve lasciarlo andare perché ognuno deve percorrere la sua strada e il suo destino, non può trattenerlo. L'aviatore è l'adulto non ancora cresciuto, il piccolo principe ha fatto il suo percorso, l'aviatore no, l'aviatore è rimasto dove era caduto praticamente, è rimasto ancora con un cuore bambino. Però siccome non si può strappare nessuno al proprio destino e ognuno deve fare la sua strada, il piccolo principe andrà nel deserto, l'aviatore cercherà di fermarlo, non ci riuscirà, il piccolo principe, morsicato dal serpente, cadrà con un sacco nella sabbia. Quando l'aviatore riesce a riparare il suo aereo, torna al suo mondo e così anche il piccolo principe. Ognuno ha fatto il suo percorso. Infatti, quello del piccolo principe è un viaggio iniziatico. Di chi è questo viaggio? È del piccolo principe, abbiamo visto che ha fatto un percorso, anche lui ha capito delle cose, ha avuto delle esperienze, è il viaggio dell'aviatore e soprattutto, io direi, è il viaggio del lettore.
Vi leggo la fine. Vi ricordate che vi avevo detto, ricordatevi la frase così vi si è sempre solo senza nessun amico, eccetera, eccetera. È proprio l'ultima pagina. Ed ora certo, sono già passati 6 anni, non ho mai raccontato questa storia. Gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Mi interrompo un attimo, gli amici che mi hanno rivisto. Ce li ha gli amici allora? Questo percorso che ha fatto gli consente di avere degli amici, gli consente di incontrare degli adulti, gli consente di rapportarsi con loro. Gli amici erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo, è la stanchezza. Ora mi sono un po' consolato, cioè non del tutto, ma so che è ritornato sul suo pianeta perché a levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco che accade una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata per il piccolo principe. Ecco, avevo dimenticato di dirvi che il piccolo principe, prima di partire, chiede di disegnare una museruola per la pecora, perché non vuole che la pecora mangi il suo fiore. Lui si rende conto del pericolo. Lui vuole portare la pecora sul suo pianeta. Però si rende conto del pericolo, vi avevo detto, la pecora può essere un animale pericoloso, è un animale pericolosissimo per la rosa perché la può mangiare. Quindi il piccolo principe vuole portare la pecora, ma vuole mettere in sicurezza la rosa. Quindi chiede all'aviatore, disegnami una museruola, e lui gliela disegna. Alla museruola disegnata per il piccolo principe, ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi domando, cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore? Altre volte mi dico, no, certamente no. Il piccolo principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. E allora sono felice, tutte le stelle ridono dolcemente. Altre volte mi dico, una volta o l'altra si distrae e questo basta. Ha dimenticato una sera la campana di vetro oppure la pecora è uscita senza far rumore durante la notte. Allora i sonagli si cambiano tutti in lacrime. È tutto un grande mistero. Per voi che volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che noi non conosciamo ha o non ha mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi, la pecora ha o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia. Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza. Questa è proprio la fine. Tutto cambia a secondo di come guardiamo il cielo. Eravamo partiti proprio all'inizio dicendo che la rappresentazione della realtà è soggettiva, la realtà è oggettiva, ma la rappresentazione che noi ce ne facciamo è soggettiva. Ma anche tutto dipende dallo sguardo che noi abbiamo verso la realtà, a seconda di come guardiamo il cielo. Tutto cambia a seconda dell'angolazione, no? C'è un proverbio che dice la malizia è dietro gli occhi di chi guarda, ma, dico io, anche la bellezza, l'amore, la pazienza, la responsabilità, eccetera, eccetera. E allora cosa ci dice? Queste ultime righe cosa ci dicono? Ci dicono di alzare più spesso gli occhi al cielo, alle stelle, alla notte, ma anche alle nuvole e all'azzurro delle belle giornate, di sentirci proprio connessi con il tutto che ci circonda e di vedere che c'è qualcosa che è proprio più grande di noi, che ci contiene, questo grande contenitore ancora una volta, e prendiamoci il tempo per guardare le cose dall'alto, quindi per distaccarci, per vederle da un'altra angolatura, per vederle dall'esterno, e così tutto ci apparirà proprio con un altro peso e un'altra dimensione. E allora guardate il cielo e domandatevi. E grazie per chi mi ha seguito fino a qui.